Parte la campagna abbonamenti della Pallacanestro Varese, che è un rito ormai decennale, per questa società. È un momento per ritrovarsi, per stare assieme, per vedere facce nuove e anche conosciute. Chiediamo a Umberto Argeri qual è il sentimento con cui la gente anche oggi sta facendo la coda per essere qui già dal primo giorno. Allora, c'è tanta curiosità, la voglia comunque di mantenere una tradizione che è quella di esserci il primo giorno, per cui quello che noto è proprio una conferma di un attaccamento che è proprio quello, di un segnale, anche di voler dare un segnale che il primo giorno bisogna esserci e dare subito un'impronta importante all'energia anche che vogliamo mettere in campo. Per cui noi siamo presenti con la nostra postazione, abbiamo creato una campagna associativa. Come Basca siamo noi, molto effervescente, ricca di passione, di passionalità e anche ricca di opportunità per chi sceglie o di rinnovare la quota associativa o di associarsi per la prima volta. Per cui cerchiamo di essere anche noi una parte del percorso che porta poi oggi i nuovi abbonati o gli abbonati storici a ripresentarsi e cerchiamo insomma anche di condividere un pochettino quelle che sono le prime impressioni di una stagione che assolutamente vogliamo che sia ancora più effervescente e ancora più avvincente di quella passata. La gente, se qui si fida, e ti chiedo di chi o di cosa si fida, e poi oggi è anche un giorno un po' particolare perché è uscita una notizia che in tanti aspettavamo, ma che riguarda il capitano fino a ieri o oggi della Pallacanestro Varese. La fiducia è su una persona, sicuramente, che è Luis Scola, su un progetto che nasce da lui, è nato da lui, è partito da lui, che a distanza di un anno, più di un anno, ha trovato già una base molto solida, per cui la fiducia è proprio nella serietà e nella credibilità di quello che si sta costruendo. Piedi per terra perché non abbiamo ancora una potenza di fuoco finanziaria per poter essere a livello o nei sogni della realtà delle società che oggi hanno un budget sicuramente più alto, ma quello che più ci preme è far passare proprio questo messaggio, cioè di un qualcosa che è cambiato, di una fiducia davvero che merita di essere ripagata da tutti, perché siamo convinti che i suoi frutti li darà nel breve, nel medio, ma soprattutto nel lungo periodo. Per quanto riguarda, ecco, l'addio di Ferrero che era nell'aria, è stato più che un capitano per la Pallacanestro Varese. Giancarlo per tutti è molto più di un capitano, per tanti è un amico, per qualcuno un amico fraterno, per cui oggi si hanno un sacco di manifestazioni di affetto nei suoi confronti. Io credo che si debba essere molto, molto freddi e molto realisti. In una situazione in cui la freddezza sembra quasi un qualcosa di difficile da comunicare perché si tratta di un lascito che Giancarlo lascia che pochi altri campioni nella storia di questa società hanno lasciato. Lui, inutile dirlo, è riuscito a entrare nel cuore di tutti con la semplicità, la genuinità, con tutte quelle caratteristiche che in una certa fase sono state imprescindibili, non solo per il legame d'affetto che c'è stato con i tifosi, ma anche per i risultati della squadra. Per cui un patrimonio che rimane, che rimarrà e che bisogna essere in grado di accettare perché lui ha voluto continuare nel suo percorso di giocatore, la società ha fatto una scelta diversa e quindi io sono assolutamente convinto che questa debba essere il momento in cui questa scelta debba essere accettata da entrambe le parti e si debba guardare avanti gratificandolo, ringraziandolo e aspettandolo perché lui ha Varese nel cuore, la sua città è Varese e di sicuro la sua storia con questa squadra e con questa città non finisce e non finirà oggi.